Buon pomeriggio amici delle Fonti TV, eccoci pronti per iniziare questa nostra diretta pomeridiana dedicata all'evento principale, al main event della nostra settimana dedicata all'HR. Sapete molto bene ormai che dopo il periodo del Covid, del coronavirus, le Fonti TV ha deciso di organizzare proprio delle settimane monotematiche per far fronte e per far luce su quegli aspetti che si sono modificati a causa dell'emergenza coronavirus e soprattutto a causa di un periodo di privazione generale, quindi il periodo del lockdown. Ovviamente noi ci concentriamo sul business, come è cambiato il mondo del lavoro e come possiamo guardare al futuro. Chiaramente sono eventi, appuntamenti che vengono replicati a distanza di tempo, perché un conto è averne parlato circa un mesetto fa, forse poco più, peraltro in un'altra settimana dedicata all'HR, al mondo del lavoro, che ha avuto un enorme successo. Un conto è parlarne oggi, quando la fase 2 è già stata quasi superata, siamo entrati nella fase 3, per capire che cosa è cambiato, che cosa le aziende, le imprese hanno recepito dal periodo di lockdown, ma soprattutto dalla prima parte di questa ripartenza. E allora potete seguirci anche dal nostro sito lefonti.tv, dove sono proprio riassunte le settimane monotematiche. Non è l'unica questa, ne abbiamo fatte anche altre. Diciamo che lo scopo è proprio affrontare tutti gli aspetti, quindi del business, giuridici, legali, eccetera, eccetera, che possano coinvolgere quante più persone. E le sorprese non sono ancora finite, perché abbiamo in programma tante settimane con approfondimenti, interviste e relazioni con i diretti protagonisti, quindi con delle vere e proprie tavole rotonde che diventano l'evento televisivo per eccellenza. In questo, insomma, mi piace ricordarlo, le Fonti TV ha avuto una intuizione particolare dopo questo periodo in cui è anche difficile ristabilire i contatti umani, ma insomma avremo modo di parlarne. Io vado subito a presentare i primi ospiti che parleranno con me del tema che riguarda lo smart working, gli strumenti normativi e il mondo del lavoro nuovo, quindi come guardare al futuro. Questo è il titolo di questo main event. Io saluto in collegamento con me Olimpio Stucchi, Managing Partner Uniolex. Ben trovato, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei e ai nostri spettatori. Grazie per essere con noi. Giancarla Galdiolo, vice responsabile servizio gestione e sviluppo risorse umane di Banca Etica. Ben trovata anche a lei. Buon pomeriggio a tutti e a tutte. Buon pomeriggio. Emiliano Maria Cappuccitti, HR Director Coca-Cola HBC. Benvenuto anche a lei. Buon pomeriggio a tutti e grazie dell'invito. Ecco, la premessa per tutti, poi declineremo anche domande a seconda della vostra competenza. Insomma, partiremo dall'avvocato Stucchi, perché è interessante capire dopo questa prima parte che abbiamo necessariamente dovuto dedicare allo smart working, cioè la fase del lockdown ci ha obbligati tutti a stare a casa, quindi a rimodulare il nostro lavoro, la gestione del tempo, degli spazi, anche delle persone che in qualche modo avevano a che fare con noi. Allora, avvocato Stucchi, io parto proprio da lei, perché vorrei capire se possiamo parlare di una variazione sul tema dei modelli attuali o un'occasione per un cambiamento epocale, cioè come ripartire, per declinare il concetto di smart working di cui abbiamo parlato tantissimo e di cui continuiamo a parlare tantissimo. Allora, l'emergenza Covid è stato un evento eccezionale che ci ha fatto vivere un'esperienza che altrimenti non avremmo mai fatto. Ed è stata quella del lavoro forzato a distanza, obbligati a lavorare a distanza. Adesso, ripartendo, possiamo pensare a tre diversi scenari. Un primo è quello più conservativo, più tradizionale, quindi un totale ritorno al passato, più o meno tutti in ufficio e lo smart working come ipotesi residuale, del tutto episodica. Un secondo scenario, viceversa, va per una valorizzazione di questa esperienza che abbiamo fatto e quindi pensare di ampliare l'utilizzo dello smart working facendone un modello misto abbastanza permanente per tutte le posizioni che possono essere lavorate in questo modo, secondo un modello di 2 più 3, 3 più 2 o altre soluzioni. Alla fine però quello che viene chiamato smart working oggi altro non è che una diversa ubicazione del luogo di lavoro, comunque è una formula di lavoro subordinato che risponde alle regole del lavoro subordinato a distanza. Certo. Quindi, se vogliamo, è una variazione sul tema rispetto al lavoro subordinato di tipo tradizionale svolto in fabbrica piuttosto che in ufficio.
Si è presentato però in questo caso un'occasione meravigliosa di pensare a un modello di lavoro smart che va oltre lo smart working così come lo conosciamo e forse entra per davvero in una definizione di smart ed è un modello che vuole andare oltre il classico rapporto di tempo lavoro e retribuzione fissa. Quindi un modello più basato sul lavoro per obiettivi e risultati che si innesta principalmente nell'autogestione e nell'autoresponsabilità del lavoratore e anche di una remunerazione che a tendere vada ad essere maggiormente focalizzata sul raggiungimento dei risultati. Questo sarebbe un modello realmente innovativo rispetto al lavoro subordinato così come lo conosciamo, che poi, se vogliamo, è un contratto che tra poco fa 80 anni, un modello che forse è vecchio per i nostri anni, ma soprattutto è vecchio per le generazioni che stanno per entrare o sono appena entrate o entreranno massivamente negli anni a venire. Perché sono molto basate sulla maggior gestione del tempo personale, su una maggiore autoresponsabilizzazione, su una maggiore propensione nell'uso di strumenti tecnologici. È chiaro che per andare su questo nuovo modello, che vale proprio come una rivoluzione copernicana nel mercato del lavoro, ci vuole però un diverso approccio culturale rispetto a quello che abbiamo avuto finora. Quello sicuramente. Bisogna pensare che il lavoratore non deve più pensare al tempo lavoro, ma a quello che fa, all'obiettivo, al risultato, alla generazione di valore per l'azienda e quindi anche per sé. Bisogna cambiare i modelli organizzativi, perché dobbiamo pensare che le infrastrutture devono essere potenziate, deve essere dematerializzata gran parte dell'azienda per poter lavorare da fuori. Certo. Lei giustamente, avvocato, parla di una rivoluzione culturale, perché l'ha detto bene, noi abbiamo un modello di lavoro che è vecchissimo, cioè soprattutto in questo ultimo periodo, in questi ultimi anni, il lavoro ha cambiato totalmente faccia, senza pensare poi alle emergenze legate a questi ultimi mesi, ma insomma alla flessibilità, al fatto che si debba anche pensare di cambiare lavoro spesso, per necessità a volte, però di fatto è così, cioè ormai il modello lavorativo nel nostro paese è in quel modo lì e quindi è quasi paradossale che però invece il modello con cui ci confrontiamo rimane quello dei nostri avi, insomma, uso questa espressione. Dei nostri genitori sicuramente sarebbe il caso di fare delle riflessioni molto profonde e aggiornare i modelli e aggiornare anche, come dire, tutto il comparto normativo che ha bisogno di essere ripensato. Anche se però devo dire che già oggi abbiamo degli strumenti utili per fare certe cose. Va bene, poi magari ci torniamo. Avvocato, dottoressa Galdiolo, allora su quali aspetti, quindi anche alla luce di quello che l'avvocato Stucchi ci raccontava, su quali aspetti bisogna lavorare per trovare proprio un bilanciamento, un equilibrio tra gli obiettivi aziendali e però il diverso modo di lavorare, quindi di gestire spazi e tempi? Sì, la ringrazio per darci questo spazio anche di riflessione e di confronto. Ho trovato molto interessante le riflessioni del dottor Stucchi. Rubo solo due minuti, anzi anche meno, dell'intervento solo per magari raccontarvi chi è Banca Etica, perché forse molti non ci conoscono e quindi giusto per contestualizzare. Prego. Chi siamo. Ecco. Sì. Banca Etica è l'unica banca in Italia che si ispira ai principi della finanza etica e che con il risparmio raccolto finanzia esclusivamente persone e organizzazioni che investono in progetti sostenibili nell'ambito della cooperazione sociale, della cooperazione internazionale, della cultura e dell'ambiente. Oggi siamo 353 dipendenti su due nazioni, in Italia in maniera più significativa con una presenza di circa 330 dipendenti e 22 in Spagna. In Italia siamo presenti con una rete di 20 filiali e circa una trentina di
uffici amministrativi da cui lavorano i nostri consulenti finanziari, e in Spagna abbiamo una succursale a Bilbao e due uffici di rappresentanza a Madrid e a Barcellona. Gestiamo complessivamente circa 95.000 clienti, di cui 13.000 sono persone giuridiche, ecco, giusto okay. per dare un po' la dimensione. Sì, ha fatto bene, assolutamente, anche per capire appunto in questo senso come avete pensato di gestire i nuovi spazi, i nuovi tempi di lavoro dopo questo certo. periodo. Ecco, appunto, tornando alla sua domanda, abbiamo riflettuto molto su quali possono essere appunto gli ambiti di bilanciamento, ecco, degli obiettivi aziendali, degli spazi e dei tempi. Sicuramente da una parte ci sono le infrastrutture tecnologiche, dall'altra ci sono il ripensamento anche degli spazi fisici, degli spazi logistici del lavoro. Noi pensiamo che in realtà tra questi due anime più concrete ci sia un altro elemento importante su cui riflettere, su cui ragionare per far sì che questo bilanciamento si realizzi, che è la costituzione di un forte patto di fiducia tra l'azienda e i lavoratori, più in particolare tra collaboratori e responsabili. Un patto di fiducia e di corresponsabilità che sicuramente, vista la trasformazione del mondo del lavoro che stiamo affrontando, stimola entrambe le parti a rivedere il proprio ruolo. Un ruolo che, per esempio, per quanto riguarda il responsabile, non è più ancorato a quel principio, a quell'idea del controllo dell'attività lavorativa svolta, ma deve tramutarsi in un leader, leader che è capace di motivare, di assegnare obiettivi chiari al proprio collaboratore, obiettivi che siano specifici, misurabili, dare feedback, dare autonomia per far sì che proprio il lavoratore sia in grado di agire con proattività e con flessibilità a fronte però di una maggiore responsabilizzazione dei risultati. Certo. Dall'altra parte il lavoratore, soprattutto come diceva il dottor Succhi, i giovani sono già orientati verso questa modalità di porsi, però sappiamo che la nostra compagine insomma è costituita da giovani ma anche da una generazione che si sta adattando a questo cambiamento e quindi i lavoratori sono chiamati a sviluppare competenze quindi legate alle capacità di adattamento al cambiamento, capacità di essere flessibili, la capacità di organizzare, di pianificare il proprio lavoro, proprio in una modalità che si svolge in maniera diversa rispetto a quello tradizionale, dove ho sempre qualcuno che comunque in qualche modo interagisce con me in maniera costante. Certo, concetto di responsabilità, che mi fa piacere lei abbia fatto riemergere, è fondamentale, perché dovendo cambiare il rapporto anche di lavoro, ecco, naturalmente vale per entrambe le parti, no? Certo, certo. Fidarsi, allora la fiducia e la responsabilità, quindi che sono... Sì, noi infatti parliamo di corresponsabilità, da entrambe le parti sì. bisogna... Sì. Appunto attivarsi, mettersi in movimento per creare questo rapporto, che poi è proficuo per entrambi, sia per l'azienda che per il lavoratore. Ecco, l'attenzione che riteniamo sia importante avere in questo contesto è un'attenzione nel realizzare uno degli scopi principali che è stato richiamato anche nella produzione normativa e nella disciplina del lavoro agile, ossia la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Che viene richiamato nel cosiddetto diritto alla disconnessione. Tanto per dire, nel nostro accordo di secondo livello, questo diritto è richiamato come diritto e dovere alla disconnessione, come per rafforzare la funzione anche dell'azienda, quasi in un'attività di garanzia perché questo rispetto dei tempi avvenga, per evitare quell'eccessiva a volte commistione tra lavoro e tutto quello che è altro rispetto al lavoro. Ecco. Certo. Questo è un rischio che si riconosce forte perché l'abbiamo sperimentato in questo tempo forzato e molto spesso gli spazi e i tempi si sono confusi. Ecco, ecco certo. Credo che ci sia una gradualità anche e un'educazione a questo a cui dobbiamo tendere. Assolutamente sì, insomma è come se fossimo entrati e avessimo avviato una sorta di modalità always on. Io stavo leggendo, così do la parola anche al dottor Cappuccitti, che una sorta di esempio a questa, un esempio di risposta, insomma, a questa modalità di cui stavamo parlando, avete provato a darla voi, perché Coca-Cola HBC ha creato un vero e proprio galateo dello smart working. E in questo galateo, che già di per sé la parola galateo a me piace molto, sono state definite delle linee guida proprio per aiutare le persone a gestire meglio i tempi che dobbiamo dedicare al lavoro, ma anche i tempi che dobbiamo dedicare alle attività personali, perché attenzione, perché sennò il rischio è che davvero si stia sul computer al lavoro dal mattino alla sera senza mai staccare, no? Anche questo è un problema che abbiamo messo sul tavolo più volte. Ecco, ci parla di questo galateo, perché ripeto, mi ha incuriosita e mi piacerebbe che lei ce lo spiegasse un po' meglio. Sì, grazie mille. In realtà il galateo me l'hanno chiesto
tutti i colleghi e le colleghe, che durante il Covid ho incontrato virtualmente molte persone. Abbiamo fatto delle riunioni di dipartimento e quindi in realtà mi hanno chiesto di, tra virgolette, regolamentare il fatto di essere comunque invasivi, perché tutti quanti eravamo 24 ore su 24 disponibili, perché eravamo chiusi dentro casa. Quindi a un certo punto, dopo il primo mese nel quale eravamo tutti alle prese con la crisi, e dopo aver ascoltato le cose che mi hanno detto i dipendenti, la prima cosa che mi è venuta in mente è il diritto alla disconnessione di cui parlava prima Giancarla. Cioè dall'una alle 2:30 le persone mi hanno chiesto: devo preparare da mangiare ai figli e alle figlie, e quindi di conseguenza ho bisogno di disconnettermi. Questo è stato il primo punto. Il secondo punto: non meeting prima delle 9 e non meeting dopo le 18. Altro aspetto importante del Galateo che abbiamo messo in piedi è non meeting il venerdì pomeriggio. Quindi queste sono state le regole che ci siamo dati. Ovviamente il documento è un po' più articolato. Come siamo arrivati a questo? Siamo arrivati a questo con l'ascolto, ma siamo arrivati allo smart working. In realtà è stato un percorso di 5 anni, perché noi abbiamo iniziato a fare lo smart working ridefinendo gli uffici a febbraio del 2015, tant'è vero che quando poi c'è stato il lockdown il 23 febbraio nessuno si è accorto che gli uffici di headquarter erano in smart working. Però ci terrei a precisare una cosa: le 5 fabbriche hanno comunque continuato a lavorare, perché il prodotto doveva uscire dalle fabbriche, e la rete vendita, che fa capo a Coca-Cola KBC, ha comunque continuato a lavorare, tranne il mondo tradizionale, quello dei bar, ristoranti e così via, che si è comunque fermato e adesso è ripartito. Quindi io sono d'accordo con chi mi ha preceduto, dicendo che c'è sicuramente un tema di cultura, c'è un tema legato al fatto che se l'azienda è orientata alla performance e non al presenzialismo, secondo me è giusto dare obiettivi alle persone, e quindi di conseguenza controllare soltanto, tra virgolette, il risultato e non la presenza delle persone. Noi nell'epoca pre-Covid addirittura abbiamo tolto l'abbeggiatura, cioè l'abbeggiatura per gli uffici di headquarter di Milano, c'era solo un'abbeggiatura per indicare la presenza per motivi di sicurezza, e poi non conta le ore che sei in ufficio, ma conta il risultato. Quindi c'è sicuramente il risultato, c'è la fiducia, e c'è un altro pezzo importante, che pre-Covid sempre, alle 8, che già secondo me è un orario abbastanza limite, quindi alle 20 di sera, venivano chiusi gli uffici. Abbiamo messo tutti in open space, e quindi abbiamo fatto delle aree, delle silent room, delle aree meeting e gli uffici di open space. Ovviamente eravamo abbastanza preparati dopo questo percorso per affrontare lo smart working, però dopo, con questo Galateo, quindi per tornare alla sua domanda, con il Galateo che abbiamo messo in piedi, che comunque alla fine è diventata una best practice anche per il gruppo, perché anche gli altri paesi si sono resi conto che non è che si possa lavorare dalle 8 del mattino alle 8 di sera 12 ore senza soluzione di continuità, e quindi ci sono poi tutta una serie di cose che bisogna fare da un punto di vista personale. Quindi la conciliazione vita privata vita lavorativa è importante, perché noi vogliamo delle persone che siano lucide e non delle persone che siano ovviamente sotto pressione, sotto stress, e che vadano in burnout. Certo. Poi chi vi parla cucina, e quindi io mi ricordavo la scena che all'una, dopo che le mie figlie si erano sconnesse per la lezione virtuale, mi dicevano: scusa papà, oggi che cosa ci prepari? Io stavo lì che è ancora in collo. Quindi è stata anche, diciamo che è stata anche un'esigenza mia. Sì, quindi sì. Abbiamo calcolato che in 1 ora e mezzo poteva preparare e poi diciamo così mettere a posto, tra virgolette, la cucina. Beh, in effetti noi stiamo parlando di rimodulazione dei tempi lavorativi, ma poi è chiaro che il discorso è ancora più complesso, perché si parla proprio di un rimescolamento delle caratteristiche che riguardano le attività quotidiane, perché appunto l'ha detto lei stessa, insomma, quando abbiamo lavorato da casa abbiamo dovuto anche conciliare, no? I nostri tempi lavorativi con quelli personali, ed evidentemente anche il nostro modus operandi è cambiato, no? Per forza di cose. Allora, questo primo spazio è terminato, poi noi vi ritroveremo anche in altri momenti di questo main event, naturalmente aggiungeremo dei tasselli insieme ai nostri ospiti, altri ospiti si aggiungeranno, e appunto ritroveremo anche più tardi Olimpio Stucchi. Comunque li saluto, grazie per queste prime risposte, Giancarla Galdiolo, Emiliano Maria Cappuccitti,
che hanno aperto questa tavola rotonda e ci vediamo più tardi, sempre qui. Restate collegati che arriviamo a interpellarvi nuovamente. Tra poco torniamo, pubblicità, la nuova frontiera del lavoro tra smart working e nuovi strumenti normativi, un nuovo mondo del lavoro. Questo è lo spazio che Le Fonti TV oggi dedica a tutti voi. Vi aspetto tra pochissimo.